C'ha di morto un bel motore. Oh. La viaggio sta macchina. Viaggio. Perché prima mi si è un po' fermato il video. Stavo dicendo che Don Uvi, il Dustin Hoffman dei 90, dico finalmente per una volta posso fare un video che non c'ho zio Frank, uno che mi bestemmia, due che mi dice che sono dominato, quello sembrava un guardia, invece era una sposina. Degli sposini. E che è un pochettino anche lei, è un po' un gendarme, però anche la sposina, diciamoci la verità. E finalmente posso fare un video senza guidare con una mano, senza avere, ecco qua su questo bella, questo me la scommiccia, eccola qui, e vai, anziché zio Frank che bestemmia, io dico e vai, porca e merda, vai. Secondo te stavo male? Oh, viva la vita, Antonio Novi, in arte Uvi, grande driver teutonico, grande amante della Porsche, sicuramente una delle persone che me l'ha fatta amare questa vettura, questa categoria di vetture, ne ha possedute una compilation, anche il patriarca ne possedeva, vetture possedute di casa teutonica, Uvi? 5, ma poi ora si aumenteranno, cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto... Allora, siamo partiti da un 3.3 turbo. Bello, 4 marce? Sì, certo. Bellissimo. Per iniziare subito con roba un po' dopo. Roba che dava poche calci nella schiena quando la cambiavi la macchina. Poi, 964 RS. Mannaggia a noi che l'abbiamo venduta. Mannaggia, noi avevamo una fiotta e mezza adesso, minimo. Lasciamo fare. Macchina di grandissima soddisfazione, forse quella che me ne ha date di più. Dice nonna, pace all'anima sua. Poi 996 GT3, grande vettura, poi messa bene perché su Unipol molto incazzata. E l'ultima? Aspetta, altre due, siamo a tre, è vero. Poi GT2 996, macchina veramente anche quella. Mamma, hai avuto GT, ma io argento? Sì. Allora sì, me la ricordo. Quella veramente... Che macchina. La macchina nostra. Che quando piove la devi solo parcheggiare. Sì. È pericolosa anche se la tieni in parcheggio fuori. Al box pare anche che possa cambiare diverso, la metti di culo e la ritrovi di muso. Senza 462, senza nessuno. Senza sistemi di controllo, non c'è ABS, non c'è traction control, non c'è la ceppa di azzo, ci sta solamente cavalleria e tanta ignoranza. E poi l'ultima 997 GT3 RS. Grande macchina di limiti, e anche lì un po' se pianto quando si è venduto, però noi non ci voltiamo mai indietro, perché tra venderle e piangerle perché non si è mai possedute, secondo me sto male, ma viva la vita, ma tutta la vita, ma bella per te, e poi ora se ne ricomprerà un'altra e mo se ne farà un'altra. Ora sto cercando qualcosa di speciale, non ho ancora Snaus. Sì, venduta una Porsche, se ne cerca un'altra. Sì. È un po' come morto un papa, se ne fa un altro. Venduta una Porsche, se ne fa un altro. Il momento ora è propizio. Con calma, me la cerco. Hanno fatto pure il sindaco di Firenze, il presidente del consiglio di Firenze, meglio di così. Insomma, viva la vita, non parliamo di politica, parliamo di cose belle. Sempre con la P, Porsche e putta, e viva life! E piantando, Porsche e piantando! Esatto! Bellissima! Ciao Gigo, bella per te! Cazzo, casino c'è? Perché sapeva che si erano in giro.